Allora, benvenuti al quinto appuntamento della serie di talk organizzati sotto il titolo Wellbeing Revolution. Una serie di incontri che sta andando molto bene, che ha visto la partecipazione e il supporto di 18 aziende, e che adesso vi elenco, e che quindi insomma è un bel esempio, una bella esperienza di collaborazione tra aziende del settore, dell'arredo, per fare cultura soprattutto in questo momento in cui abbiamo anche bisogno di nuovi indirizzi e anche di nuove idee. Le aziende che hanno aderito a questo, che è anche un manifesto, quindi un manifesto appunto che porterà anche ad altre iniziative dopo questa serie di incontri, sono nell'ordine Antrax IT, Cristina Rubinetterie, De Castelli, Faber, Fantoni, Frigo 2000, Idea Group, Iguzzini Illuminazione, Iacuzzi, Kay Array, Lapitec, London Art, Luce Plan, Pinti Inox, Tabù, Tecnogym, Two Design e Veneta Cucina. Oggi parliamo di sala da bagno, di progetto legato appunto alla stanza da bagno, motivo per cui sono stata coinvolta. Io sono Cristina Mandrini, direttore della rivista Il Bagno Oggi e Domani, e mi fa molto piacere, quindi ringrazio gli organizzatori e ringrazio le aziende oggi presenti per avermi coinvolta in questa discussione. La stanza da bagno è sicuramente una delle stanze della casa che, penso siamo d'accordo un po' tutti, negli ultimi anni ha manifestato, diciamo, una grande voglia di evolversi, quindi una grande voglia di cambiamento. Questo grazie alla spinta sicuramente dei progettisti, delle aziende, sono testimone del grande lavoro di ricerca e di sviluppo che le aziende del settore dedicano all'arredo, al sistema appunto che è necessario proprio per l'allestimento di una stanza da bagno confortevole, perché questo è l'obiettivo sicuramente più importante che in termini di accoglienza la stanza da bagno deve ottenere per soddisfare appunto il cliente. E oggi abbiamo con noi, proprio per parlare di come e in che modo si possa raggiungere un buon livello di benessere nella stanza da bagno, alcune aziende che producono sistemi per l'arredo bagno. Quindi ve li presento, abbiamo con noi Alberico Crosetta. Ciao Alberico, Alberico Crosetta è amministratore di Antrax IT. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Daniele Mazzon, General Manager di Cristina Rubinetterie. Ciao Daniele. Ciao, buonasera a tutti. Massimo Tommasi, direttore commerciale e responsabile marketing e comunicazione di Idea Group. Ciao Massimo, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera. E Nicola Bottegal, Ciao a amministratore tutti. delegato di London Art. Piacere, Buonasera. Nicola. Mi Piacere mio. accompagnerà in questo viaggio di circa un'ora l'architetto Alberto Apostoli, con cui ho proprio il piacere di condividere anche Buon pomeriggio a la tutti. direzione di questo incontro. Quindi immagino che tutti voi che ci state ascoltando conosciate bene i marchi che appunto rappresentano queste aziende che vi abbiamo presentato. Sono sicuramente aziende che hanno avuto e avranno molto da dire nell'ambito appunto dell'arredo bagno, che hanno dettato tendenze e hanno inaugurato anche nuovi percorsi all'interno del nostro settore. Quindi diciamo che oggi cercheremo di capire che cosa si intende per benessere, quindi, che sembra una parola semplice, sembra una parola scontata, in realtà, soprattutto se applicata diciamo, all'ambiente, quindi alla vivibilità di un ambiente, può assumere davvero molti significati, perché ha a che fare con le sensazioni delle persone che si muovono all'interno di un ambiente e tra oggetti presenti in questi ambienti. E
E proprio questa mattina ho scoperto il significato di epigenetica, che ho piacere di condividere con voi, magari qualcuno già la conosce. L'epigenetica è quella sfera della scienza che studia la reazione proprio del nostro apparato genetico in relazione all'ambiente che ci circonda. E quindi va da sé che anche l'influenza che gli oggetti, che lo spazio agisce appunto sul nostro corpo può avere delle, può manifestare, può provocare delle reazioni. Diciamo intanto che possiamo parlare di sensazioni, no? Qui comincio un po' ad avvicinarmi al tema, quindi sensazioni che noi possiamo provare quando immaginiamo, quando siamo appunto di stare in una stanza da bagno, possono avere a che fare più con la nostra sfera emozionale, quindi avere a che fare con i nostri sensi, e quindi possono derivare dal piacere di un'esperienza, di benessere, possono derivare anche dal piacere di vedere delle cose belle, quindi di circondarci di prodotti esteticamente belli. E poi ci sono delle sensazioni che io definirei razionali, che invece hanno a che fare con la qualità di un prodotto, con la funzionalità di un prodotto e anche con la durabilità di un prodotto. Quindi in questo modo vorrei guidarvi verso una discussione che a 360 gradi ci porterà ad analizzare l'idea del benessere nella stanza da bagno. E partirei proprio da Alberto Apostoli. A questo punto cominciamo insomma a sentire un po' le voci che ci faranno compagnia oggi. Alberto, un progettista, mi piace anche ricordare ad Alberto che è stata una delle prime voci che io ho voluto sentire quando è iniziato la fase di lockdown, perché dagli architetti ci si aspetta sempre, diciamo, una via d'uscita, no? Quindi attraverso lo studio, l'analisi, la creatività ci si aspetta sempre un'idea che possa farci superare, in questo caso, insomma, anche una visione un po' preoccupante della, del nostro futuro. E infatti, forse Alberto oggi avrà già qualcosa da raccontarci, perché è un compito proprio degli architetti, quello di immaginare, di risolvere dei problemi, ma anche di immaginare delle nuove situazioni. Ecco, rispetto alla stanza da bagno, quindi io comincerei proprio per chiedendo ad Alberto, abbiamo parlato di evoluzione, quale è lo stato dell'arte oggi? Quindi in quali elementi si è principalmente espressa l'evoluzione e il cambiamento all'interno della stanza da bagno, quindi di un progetto di stanza da bagno? Alberto. Sì, grazie Cristina. Ma allora, innanzitutto dobbiamo dire che il bagno, come oggetto della discussione di oggi, è il bagno vicino alle filosofie del benessere. Tu sai che noi progettiamo, una delle nostre specializzazioni, il mondo spa, wellness in generale, e oggi il bagno va sempre più in sovrapposizione al mondo del benessere. Ossia, il bagno fino a qualche tempo fa era, il bagno privato era una cosa, le spa erano un'altra. I due mondi si stanno avvicinando perché? Perché le stesse e sensazioni, le stesse vantaggi dal punto di vista sia emozionale che fisico, tu le vorresti trovare a casa. Non puoi ritrovare le sensazioni mentali, quindi l'aiuto che ha la spa nel mondo del bagno privato, ma emozioni e funzioni legate al corpo rimangono queste. Il Covid ha enfatizzato l'importanza strategica del bagno. Perché? Perché innanzitutto il bagno è legato, il bagno di casa è legato anche questo, per antonomasia, alla funzione sia sanitaria, sia appunto anche rigenerativa. In bagno ci si riposa, in bagno si pensa, in bagno ci si lava. Quindi le funzioni principali del bagno, alla luce degli eventi, assume sicuramente più importanza. E quindi, se assume più importanza, di conseguenza il bagno diventa più complesso. Diventa più complesso nelle forme, diventa più complesso e anche aumenta di dimensioni. Diventa più complesso perché necessita di attrezzature, tecnologie, anche accortezze tecniche o tecnologiche legate alla sostenibilità. Quindi il bagno ha un'evoluzione veramente molto importante, la stessa che ha avuto un po' l'ambiente della cucina qualche anno fa. Se vi ricordate, le cucine domestiche erano diametralmente opposte alle cucine industriali.
Oggi la cucina industriale si è avvicinata al mondo della cucina domestica e il mondo delle spa e il mondo del bagno domestico stanno avendo lo stesso tipo di principio o lo stesso tipo di evoluzione, si stanno sostanzialmente avvicinando. Bagni più complessi anche in casa vuol dire più tecnologia, vuol dire più capacità nel gestire materiali, prodotti diversi, la parte idraulica, la parte impiantistica. Il bagno non è più solo il locale in cui ho l'accesso all'acqua e ho gli scarichi, ho un trattamento aria, ho temperature, ho un controllo della luce, dell'illuminazione, dell'atmosfera. Quindi diventa un progetto complesso. E questa è una cosa assolutamente importante. E non dimentichiamo la customizzazione, un altro dei temi fondamentali. Oggi il cliente privato vuole un bagno unico. La gamma dei prodotti a disposizione è infinita oggi, sia sui rivestimenti, sui sanitari, le docce, le rubinetterie, l'illuminazione, è tutto enfatizzato all'ennesima potenza, per cui, ed è anche possibile customizzare. E questo è un grande vantaggio, perché il bagno era invece rimasto l'ultimo dei locali della casa più industrializzati. Cioè la cucina la fai come vuoi, il soggiorno lo fai come vuoi, il bagno, visto che sei legato ai materiali di rivestimento che sono prodotti industriali, sei legato alla rubinetteria che è un prodotto industriale, sei legato ai rubinetti, ai rivestimenti in generale che sono tutti prodotti industriali, era un limite. Ma la tendenza è quella di entrare nella customizzazione anche in questo campo. E direi l'ultimo e chiudo, il concetto di bagno dell'hotel e il bagno della casa si stanno anche qui stanno trovando una loro sintesi. Il bagno dell'hotel ha subito delle varianti e delle modificazioni negli anni incredibili e il bagno della casa meno. Ma anche qui il bagno della casa convoglia lo stato dell'arte del mondo delle spa e lo stato dell'arte del mondo dell'hotel. E quindi sta capitalizzando due settori che sono l'avanguardia del settore. Quindi il futuro del bagno della casa è un futuro sicuramente roseo. E ripeto, non è per dirlo in questa occasione, ma il Covid ha fatto bene alla dimensione sanitaria che il bagno di casa in ogni caso copre e deve assolvere. Per cui il bagno di casa ne viene fuori bene. Sì, insomma, queste sono considerazioni importanti che sottolineano un elemento che ha sicuramente condizionato molto anche l'attività delle aziende e dei progettisti, no? Che è l'elemento della scelta. Io penso che oggi sentiremo molto parlare di capacità di scelta, abbiamo a che fare con consumatori sempre più informati o comunque sempre più attenti alle tendenze o all'esigenza come ambizione di avere degli ambienti unici, quindi non avere degli ambienti standardizzati, proprio come stavi dicendo tu. E ovviamente questa esigenza di riservare un'attenzione esclusiva anche alla stanza da bagno ha aiutato molto il nostro settore ad esprimersi in questi anni, no? Un'esigenza che è stata sicuramente raccolta dalle aziende e che quindi ha portato a sviluppare un canale molto interessante che ci ha permesso anche da osservatori, lo possiamo dire, di vedere davvero nascere dei prodotti molto belli, inaspettati fino a qualche decennio fa, no? Quindi il design è entrato prepotentemente anche nel nostro settore e quindi la voglia anche di immaginare e di coraggiosamente di rischiare con prodotti diversi, insomma, fuori dagli schemi che solitamente noi eravamo abituati ad attribuire alla stanza da bagno. E quindi abbiamo un po' inaugurato anche questo concetto della customizzazione, della personalizzazione, poi che è interpretata in diversi modi, a seconda delle aziende, a seconda dei prodotti, a seconda anche dei cataloghi commercialmente parlando, no? Perché dipende molto anche poi da come viene proposta anche la vendita di una soluzione o di un prodotto. E in questo senso, adesso mi rivolgo in particolare a Massimo Tommasi di Idea Group, ecco, in questo senso avete avuto molto lavoro da fare, noi da raccontare, ma voi anche proprio in termini di sviluppo e di produzione, direi per accontentare tutti. Cosa ci racconti, Massimo?
Io direi che prendo spunto dal suggerimento e dai concetti che sono stati espressi dall'architetto. Per quale motivo? Per questo. E sembra quasi che sia stato un po' descritto il nostro operato negli ultimi 10 anni, al di là del problema Covid. E, se andiamo un po' indietro nel tempo, io mi ricordo qualche anno fa, forse anche più, qualche 10 anni fa, si parlava molto di Total White e di andare a risolvere il problema, di mettere insieme in una stanza così piccola, ammesso e concesso che il bagno fosse piccolo, materiali e categorie merceologiche totalmente diverse tra di loro, che si sposassero, e quindi il bianco era il compito più semplice per l'arredatore, no? Vedo che l'architetto ride su questo. Certo. A noi però piaceva un po' l'idea di complicare, se possiamo così definire il termine, il processo di scelta dei materiali, perché una delle cose importanti era far vivere dei materiali diversi che riportassero la spa, ecco che stiamo parlando di legni, di marmi e di forme anche un pochino particolari, e farli rivivere in una casa, in una stanza da bagno, per riportare proprio in piccolo quel concetto della spa. E allora di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando, ad esempio, non so, di piani in marmo con forme un po' particolari o di legni fossili, cioè quindi materiali con una forte espressione materica, ok? E dove si può parlare con l'utente finale, con il consumatore, di prodotti talmente tanto profondi nel valore aggiunto da poter esprimere dei concetti totalmente diversi, però senza dimenticarsi, il fatto che in una stanza da bagno poi ci vuole un'ergonomia, una praticità. Cioè, quindi materiali anche come il grass, che si abbinano tranquillamente a legni in biglia, quindi a legni che vengono scelti con delle venature selezionate, proprio per creare dei mix con una matrice quasi infinita. Perché? Perché andiamo a mettere insieme talmente tanti materiali tra di loro che alla fine diciamo l'architetto o l'arredatore di interni si trova con una tavolozza con talmente tante varianti da miscelare tra di loro, e per raggiungere sia un aspetto estetico, ok, e quindi la componente estetica, ma anche per seguire l'esigenza tecnica ed ergonomica della stanza da bagno. Ecco, in più teniamo sempre in considerazione che il mobile da bagno fa un po' da collante tra quello che è il rivestimento e gli altri, che possono essere una carta da parati piuttosto che un grass, piuttosto che un rivestimento ceramico, piuttosto che altre categorie merceologiche tipo il termoarredo o la rubinetteria, e deve un po' mettere insieme tutti quanti questi elementi, sia per le finiture che per l'approccio tecnico, insomma. Grazie Massimo. Beh, ci porti sicuramente ad affrontare un altro tema che riguarda l'esperienza, no, del consumatore che ha a che fare con un nuovo sistema, un moderno sistema di arredo bagno, che è anche un po' l'esperienza sensoriale. Lo dicevamo all'inizio, con quello che ci hai raccontato entriamo proprio nel vivo, perché se prima, se quando si parlava di bagno si pensava a ceramiche e si pensava a metalli, quindi i sanitari e la rubinetteria, oggi non possiamo più esprimerci in questo modo così semplice, perché in bagno abbiamo una proposta così ricca di soluzioni, quindi di forme anche, di materiali, per cui anche nella stanza da bagno l'esperienza tattile, diciamo la user experience, come viene oggi un po' definita nel gergo, è diventato un fattore molto molto importante, su cui insomma anche voi a volte costruite le vostre strategie, no? E ci sono alcuni prodotti che proprio sulla base di questi studi e di queste analisi anche di comportamento del consumatore hanno proprio stravolto l'idea del prodotto. Parlo per esempio della rubinetteria, che forse all'interno della stanza da bagno è il prodotto fino a qualche tempo fa
più semplice che si poteva immaginare. Oggi, diciamo, i nostri rubinetti diventano quasi delle opere d'arte, delle piccole sculture con dei dettagli per chi li sa cercare, per chi li sa guardare con attenzione e apprezzare, che arricchiscono e impreziosiscono davvero anche questa tipologia di prodotto, no? Quindi nella rubinetteria in particolare c'è un concentrato proprio di attenzione alla funzione, perché pensiamo a tutto il discorso dell'acqua, del risparmio, quindi dell'acqua, e una grande attenzione all'estetica. La rubinetteria, se ci pensiamo, è poi l'oggetto che forse manovriamo di più all'interno di una stanza da bagno, perché è quello che, su cui si svolgono la maggior parte delle azioni appunto di chi appunto usa una stanza da bagno. Ecco, anche Cristina Rubinetterie, oggi ospite dell'incontro, ultimamente ha proprio avuto modo di presentare dei prodotti molto sofisticati anche da questo punto di vista, quindi dove che è impossibile quasi non toccare, no? E solamente guardare. Uno di questi l'abbiamo messo in copertina di recente, mi riferisco alla nuova linea East Side disegnata dallo studio Angeletti Ruzza, che ancora io non ho toccato oltretutto, perché è uscita nel pieno del lockdown. Quindi l'abbiamo studiato, l'abbiamo guardato, ce lo siamo fatti raccontare e adesso arriverà, spero, anche presto il momento di poter osservare più da vicino. Daniele, ecco, dove, in che direzione va, come si sviluppa in questo senso la ricerca di Cristina Rubinetterie? Va nella direzione che dicevi tu, nel senso che oggi, e come diceva anche l'architetto Apostoli, l'attenzione alla stanza da bagno è molto più alta rispetto a qualche anno fa. E uno di questi componenti è appunto il rubinetto. Noi, come diceva sempre prima l'architetto, quello che si è manifestato nel mondo della cucina, cioè l'industriale si sta avvicinando al domestico, abbiamo voluto farlo nel nostro piccolo con questa serie Side, cioè è una serie che ha un'anima industriale, che però attraverso il proprio design, attraverso la propria lavorazione, la propria semplicità, vogliamo portarla nell'ambito del bagno domestico. Ecco, qui ne vedete una foto. Particolare è la sua semplicità, a mio avviso, ma altrettanto particolare la sua eleganza. Le manopole sono delle manopole che richiamano sicuramente delle valvole che potevamo trovare negli anni 70 nei loft newyorkesi, così come quella lavorazione particolare che nel gergo potrebbe essere definita zigrinatura, a livello tecnico si chiama godronatura. È una lavorazione particolare che ovviamente abbiamo voluto con i designer evidenziare nella sua matricità, perché ci permette di far sì che questa collezione si lasci guardare, ma prima ancora di tutto, come dicevi tu, toccare. Quindi è un'espressione di un contrasto materico, tattile prima ancora che visivo. Quindi dà una, come dire, un'esperienza fisica, un'esperienza diretta, un'esperienza cruda proprio in questo tipo di lavorazione. È una serie, come dicevi tu prima, che dovevamo presentare al salone, ma siamo pronti, siamo in uscita, quindi ci siamo. Ecco. Ribadisco. Anche il mondo della rubinetteria è coinvolto al 100% in quello che è l'evoluzione del bagno, nella sua trasformazione come ambiente di comfort. Non è più l'ambiente di prima, che doveva essere un ambiente secondario, è diventato probabilmente un ambiente, se non primario, in cima alla lista tra quelli che l'utente finale oggi sul quale mostra molta attenzione. Poi noi adesso stiamo parlando di prodotto finito, no? Quindi stiamo parlando del prodotto che noi vediamo su un catalogo, su un giornale, su un sito, in una vetrina e quindi ci concentriamo sull'estetica, sulla forma, sulla finitura. In realtà noi che siamo operatori del settore sappiamo benissimo quale grande lavoro c'è dietro ogni singolo dettaglio, ogni singolo cambiamento, ogni singola novità anche all'interno di tutti i prodotti, no? Che oggi qui voi rappresentate. E noi, appunto, giornalisti che abbiamo spesso, io dico, la fortuna di visitare anche i siti produttivi, chi mi conosce lo sa che io
sono sostenitrice, diciamo, della visita aziendale già a livello scolastico. Per me tutti i bambini dovrebbero avere fin dalle elementari l'opportunità, in sicurezza ovviamente, di vedere come nascono le cose, no? Nascono da un disegno, poi però ci sono delle macchine, ci sono degli uomini ed è un po' una magia, no? Anche questa, che voi in particolare, appunto, che siete ospiti oggi, siete ancora tra i pochi che riescono a partire proprio dalla materia prima, arrivare al prodotto finito. Tutto questo comporta un'attenta, diciamo, un'attenzione anche a quello che è il processo di produzione, perché inserire, immagino, un elemento, quindi un dettaglio come la godronatura, non è solo decidere di aggiungere un elemento estetico, immagino ci sia tutto un tema di investimento, anche di competenze, di risorse da mettere in campo, di processi produttivi che devono adeguarsi a questo, alla collezione e quindi alla novità che si porta sul mercato. Come funziona, Daniele? Assolutamente sì, hai detto giusto, cioè ci vuole competenza. Competenza con l'obiettivo di raggiungere una qualità del prodotto all'altezza del prodotto stesso che si vuole presentare. Non si può pensare di fare un prodotto di qualità senza avere il know-how interno, a mio avviso, ed è una delle caratteristiche tipiche di Cristina. La volontà nostra è proprio quella di gestire il processo produttivo internamente, tu lo sai perché ci hai visitato, e quindi noi crediamo fortemente, partendo dal progetto, in quelle che sono tutte le fasi di lavorazione interna, il raggiungimento della qualità massima della lavorazione stessa. Quindi ogni singola fase deve essere preparata, studiata per tempo per poi essere applicata in quella che è la lavorazione meccanica, in quella che è la pulitura, in quella che è la cromatura o la finitura stessa, piuttosto che l'assemblaggio. Quindi sono tutte fasi che devono essere processate, progettate col minimo dettaglio. Questo vale sicuramente per Cristina, ma vale, immagino, per tutti i miei colleghi qui presenti oggi. Il dettaglio deve essere curato, altrimenti rischiamo di fare qualcosa che non può raggiungere l'obiettivo a cui si ambisce. Insomma, io sono dell'idea che spesso, anzi sempre, il prodotto deve anche rispecchiare la filosofia aziendale, no? Quindi anche nel prodotto più piccolo è concentrato quello che è proprio il pensiero dell'azienda, quindi i valori che un'azienda vuole anche rappresentare sul mercato. Mi rivolgo ad Alberico Crosetta, quindi all'amministratore delegato di Antrax. Ho visitato anche la sede di Antrax e per quello, insomma, il riferimento mi viene naturale, perché se pensiamo per esempio a certi prodotti di Antrax che sono in materiali riciclati come l'alluminio, quindi hanno in sé un valore importante come quello appunto della tutela dell'ambiente, ecco, questo è anche un modo per comunicare quali sono le esperienze su cui le aziende, in questo caso Antrax, punta. E parlando di materiali e parlando di esperienza tattile, mi viene in mente anche un prodotto di Antrax che è stato disegnato da Piero Lissoni, mi riferisco a Waffle, che forse è l'elemento, è il radiatore più materico che noi possiamo, poi magari tu ci potrai fare anche qualche altro esempio, però che possiamo estrapolare dal catalogo di Antrax. Anche in questo caso direi è un sistema di riscaldamento che è quasi impossibile non toccare, no? Per come è strutturato. Immagino poi che ci siano anche delle foto che potremo vedere. Ecco, che cosa significa un progetto come Waffle per Antrax in termini di design, in termini proprio di scelta dei materiali, in termini di funzionalità? In questo caso dobbiamo parlare della resa termica. Alberico. Sì. Grazie Cristina. Hai detto una cosa corretta, nel senso che Antrax ha a catalogo oggi circa 80 modelli diversi, quindi quando si pensa all'introduzione di un nuovo modello cerchi di avere una visione globale il più possibile, quindi cercare di fare un prodotto che non vada in sovrapposizione con altri. Partendo da questo, con lo studio Lissoni abbiamo fatto una ricerca specifica, quindi ci siamo chiesti, abbiamo iniziato a guardare quale potrebbe essere una nicchia che era stata un po'
lasciata in secondo piano, comunque non esplorata, e ci siamo concentrati sulle case borghesi dove spesso trovi dei vecchi radiatori in ghisa del fine 800 che sono molto belli, però contemporaneamente trovi anche delle soluzioni abbinate di radiatori degli anni 60 e 70 che sicuramente non sono piacevoli da vedere. Quindi partendo da questi presupposti abbiamo iniziato a fare una ricerca focalizzandosi proprio su quello che è la materia, quindi gli aspetti che sono stati guardati sono due, la forma e la materia di oggetti che in qualche modo fossero riconducibili al passato. Adesso qui vedete delle immagini di vecchi radiatori che in qualche modo sono state reinterpretate sia nella forma, però comunque con un'attenzione a quella che fossero forme che richiamassero quello che era già una memoria storica del radiatore, e in più ci siamo concentrati molto sull'effetto tattile, quindi sulla parte materica dell'oggetto. E ne è uscito Waffle, quindi un prodotto che di fatto richiama la forma di vecchi radiatori in ghisa, dove elementi come la fusione, quindi difetti di fusione o l'imprecisione della lavorazione, sono stati volutamente lasciati proprio per valorizzare la parte materica dell'oggetto. Oltre a questo ci siamo concentrati anche molto sulla verniciatura, quindi la ricerca di colori e polveri che cercassero di enfatizzare proprio questo aspetto materico. Ne esce un radiatore che sostanzialmente, se da una parte strizza l'occhio a quello che è la forma di un radiatore vecchio e la matericità di un prodotto in ghisa, dall'altra invece risulta essere un prodotto altamente tecnologico, perché non è realizzato in ghisa, è fatto in alluminio, la parte tecnico-funzionale è stata studiata per minimizzare il più possibile il contenuto d'acqua. Se pensiamo che un radiatore di dimensione media della Waffle, della linea Waffle, ha 1,5 litri d'acqua, quindi rispetto a un radiatore comune che ne ha 20, 25, 30, ha un contenuto d'acqua ridottissimo. Questo si traduce in prestazioni molto elevate. Quindi siamo riusciti a creare un oggetto dalle prestazioni contemporanee, quindi adatto agli impianti di oggi, alle pompe di calore, alle caldaie a condensazione, però con una forma che in qualche modo si adattasse a quelle che erano le esigenze di ambienti che in qualche modo erano legati al passato. Poi l'evoluzione ci ha portato a fare di questo radiatore anche la sua versione da bagno, che doveva essere una delle novità del salone, che invece a causa del Covid-19 è stata rimandata. Quindi una delle proposte che dovevano essere presentate al salone era proprio la configurazione da bagno, e anche lì abbiamo lavorato molto sull'aspetto materico, perché la prima volta che noi usiamo, anziché un maniglione in metallo che può essere in acciaio inox verniciato o in ottone, abbiamo usato un maniglione in legno. Quindi anche lì l'aspetto materico va ad accentuarsi rispetto a quello che è già la matericità dell'oggetto. Quindi ci troviamo la matericità metallica da una parte e il caldo del legno, che anche se non riscalda, però ti dà una sensazione tattile molto importante. Quindi questo qui è un progetto su cui abbiamo dedicato molto tempo, che ci sta dando delle ottime soddisfazioni, dove l'aspetto materico diventa proprio l'elemento più importante. Grazie Alberico. Sì, insomma, è vero che noi ci stiamo abituando, anzi il mercato ci sta abituando, la ricerca che si fa sul mercato ci sta abituando ad avere in bagno davvero tanti elementi di contaminazione, no? Quindi di contaminazione culturale in generale, contaminazione di stili, di materiali, come abbiamo detto, contaminazione di epoche, come ci hai raccontato molto bene adesso tu. E quindi la ricerca spesso è proprio, va nella direzione di prodotti che sappiano anche evocare oltre che funzionare, quindi ci piace, insomma, fa parte un po', dicevamo all'inizio, no? Di cosa significa il benessere in bagno. A volte significa anche semplicemente guardarci intorno e fare delle riflessioni, fare degli agganci con dei mondi, delle letture, insomma, quindi sta diventando davvero, riallacciandomi anche a quello che diceva all'inizio Alberto Apostoli a proposito delle stanze degli hotel,
spesso quando si parla di questo tipo di progettualità di stanza da bagno si parla di storytelling, quindi di stanze che devono riuscire a raccontare qualcosa a chi le abita anche se per poco tempo. Ecco, la stessa Scusate, intervengo io come co. In sostituzione di Cristina mi pare abbia avuto un problema di cortocircuito. Sentiamo un attimo, scusate un secondo, vediamo. Sì, vado avanti io, va bene. Ok, allora, sostituisco io Cristina finché non riesce a riconnettersi. Allora, sostanzialmente Cristina stava sostenendo come La variabile oggi in termini di materiali sia stata assolutamente sdoganata. Oggi il mondo del bagno non ha più limiti dal punto di vista materico, perché torniamo qui al concetto che dicevo all'inizio, il bagno di casa prende spunto dal bagno degli alberghi. Il bagno degli alberghi sono, se vogliamo, l'avanguardia del settore delle spa. Gli alberghi di conseguenza sono l'avanguardia di un nuovo tipo di vita, di lifestyle. Il lifestyle deriva un po' dal settore della moda, quindi ogni settore traina l'altro e quindi oggi di fatto non ci troviamo più nessun tipo di limitazione alle finiture all'interno dei bagni e quindi un prodotto che, come ad esempio la carta da parati, che era un prodotto fino a qualche tempo fa. Ecco, sei tornata? No? Ecco, fino a qualche tempo fa era un prodotto, diciamo, al limite borderline nell'ambito bagno, invece da qualche tempo, ormai da un bel po' di tempo, anche la carta da parati può essere utilizzata come rivestimento, e questa è una grande rivoluzione perché dà spunti molto molto creativi, lascia una libertà assoluta anche al progettista. Magari Nicola Bottegal a D di London Art magari ci racconta qualcosa su questo aspetto. Dunque, allora, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sì, perfetto. Allora, dunque, il discorso della carta da parati forse è una cosa che è subentrata da qualche anno nel mondo bagno, come avevate detto prima, perché il bagno è diventato non un spazio di servizio, ma uno spazio da vivere. Perché, cosa accade? Forse è arrivato la richiesta anche di abbellire questi spazi qua. Il prodotto che noi facciamo è abbastanza emozionale, perché è quello che si punta alla fine. E in molti casi, soprattutto nel contract, negli hotel, nella ristorazione, in quei mondi lì, cos'è che si cerca? Si cerca, quando si entra in questi ambienti che sono abbastanza sterili, di dare qualche emozione. È quello il fine nostro di fare questa carta da parati, credo io. Ecco. Se dopo volete aggiungere qualcosa, insomma. No, ecco, sicuramente allora è un grande spunto. Ecco, ricordo che non esista più una limitazione in realtà sui materiali del mondo, sì, del bagno. Oggi, sì, possiamo parlare di legno all'interno del bagno, è stato sdoganato al 100%, sì, carta da parati che ovviamente ha delle limitazioni tecniche che però aziende come la tua hanno risolto. Sì, si cerca di, allora attenzione, si cerca di migliorare sempre. Non è una ceramica, non è un marmo, perché quelle sono altre cose. Da parte mia, la nostra carta da parati che viene messa nei bagni non vuole andare a sostituire in toto una ceramica, un marmo, ma vuole essere qualcosa che si avvicina, che gli sta bene, che si può abbinare a questo mondo. Perché? Perché la ceramica
fa fatica ad arrivare a delle soluzioni, ad esempio, che possiamo mettere noi in campo. Un fiore, un'immagine molto grande, quelle cose lì, la ceramica fa fatica e probabilmente diventerebbe anche molto più costosa da fare. Certo. Perciò il nostro prodotto è un compromesso giusto per chi vuole, il progettista vuole dare qualcosa di emozionale all'interno del bagno, perché potrebbe anche cadere, diventare un bagno, può dire, un po' banale, e con la carta nostra diamo un aiuto al progettista per farlo vivere, farlo diventare qualcosa un po' di più carino, vivibile, è questo il concetto. Però io dico sempre che bisogna, alla fine dei conti, abbinarlo con qualcos'altro, con degli altri materiali. Se si gioca bene diventa una cosa bella il nostro certo. prodotto. Sì. Ecco, dopo noi cerchiamo sempre di migliorarlo per farlo diventare sempre più performante per l'acqua, per l'umidità, per tutte quelle cose lì. Certo, ecco, allora sicuramente come hai detto tu, Nicola, la customizzazione, che diciamo che è particolarmente cara alla tua azienda, alla filosofia sì. della carta da parati in genere, che di solito è sempre molto varia. Ecco, vorrei ricordare come la customizzazione sia uno dei valori assoluti del Made in Italy in generale, lo dico sì. a tutte le aziende coinvolte oggi. Perché io spesso sento le aziende che mi dicono: noi abbiamo una grande produzione e possiamo anche customizzare, come se il customizzare fosse un valore aggiunto. Io direi che il valore aggiunto del Made in Italy è la customizzazione. È solo la customizzazione. Quindi l'idea di avere un'azienda con la forza industriale, la garanzia industriale, la certificazione, il servizio industriale sì. e la customizzazione è l'essenza del Made in Italy per definizione. È questo che vale a livello generale. E tu me lo confermerai? Sì. Sì, ma il prodotto nostro, che è il prodotto mio che faccio, è la cosa più importante, è solo la customizzazione, chiaramente. Poi è tutto quello, perché se non fosse customizzabile non avrebbe neanche forse questa cosa in più, insomma. Certo. È quello, anche perché è customizzabile nelle dimensioni, nei colori, in tante cose, ed è un grande aiuto al progettista, a chi progetta, perché possiamo fare di tutto. Cioè, noi proponiamo dei colori, delle cartelle colori, due o tre varianti, ma poi lasciamo la libertà al progettista di modificare i colori, le dimensioni, a seconda del proprio progetto. Certo, ecco, sposto un attimo l'attenzione sul il tuo prodotto, che diciamo viene semplice, cioè è facile capire come la personalizzazione sia l'essenza del prodotto. Sì. Più difficile avviene ad esempio con un prodotto come quello di Alberico, in cui abbiamo un prodotto industriale che deve rispettare delle performance tecniche e termiche, deve essere installabile, e quindi Alberico, la parte sartorialità, customizzazione, un po' come la interpretate voi, alla luce di un fatto che sembra un prodotto un po' più statico? Sì, grazie Alberto per avermi passato la parola. Ho visto che nel frattempo è anche ritornata Cristina. Esatto, mi c'è stato un crollo di corrente in tutto l'edificio. Ti ripasso la palla, Cristina. No, ma vi ho seguito mentre cercavo di ricollegarmi, per cui sto seguendo il filo, poi rientro dopo la risposta di Alberico. Grazie. Allora, rispondo subito, Alberto, alla tua domanda. Cioè, Antrax è un'azienda che oggi produce circa il 98% on demand, quindi sostanzialmente tutta la nostra produzione è di fatto customizzata. Non esiste un prodotto standard. Quindi tutta quanta la produzione è concentrata ed è organizzata proprio per far fronte a questa tipologia di esigenza. Antrax ci ha sempre creduto e ancora oggi di più è convinta che puntare sulla personalizzazione, la customizzazione sia la chiave vincente in un mondo globalizzato
dove la concorrenza in termini di riduzione di costi sui prodotti standard è tale che non ti dà molto spazio. Partendo da questo presupposto posso raccontarti quello che è il nostro forse prodotto di punta in termini di customizzazione. Noi abbiamo la nostra serie T disegnata da Matteo Tun e Antonio Rodriguez, che nasce proprio col concetto di customizzazione, quindi è un prodotto che è stato studiato per avere una molteplicità di configurazioni, alcune non sono ancora state presentate, e soprattutto è dimensionabile al centimetro, quindi diventa quasi un elemento architettonico, un componente di architettura che viene costruito e viene progettato in funzione dell'ambiente in cui viene inserito. Se pensiamo che la versione orizzontale può essere dimensionata al centimetro appunto, ma può avere anche la slot dove c'è il passaggio della salvietta, dove uno vuole della dimensione che uno vuole, quindi ti dà veramente una possibilità infinita di configurazione. Quello è il punto, è il prodotto molto ovviamente più importante, ma è anche vero che la customizzazione passa attraverso tutta la produzione. Anche quelli che sono i prodotti più standardizzati, come gli scaldasalviette, sono disponibili in oltre 200 variabili cromatiche. A parte la componente cromatica, c'è la possibilità di fare diverse possibilità di collegamento all'impianto, diverse possibilità di supporto a parete piuttosto che a pavimento. E parlando di collegamento all'impianto, si riesce addirittura a costruire uno scaldasalviette con un attacco che in qualche modo possa essere installato anche in chi ha già una predisposizione con dei radiatori vecchi. Quindi se pensiamo ai vecchi radiatori degli anni 70 che hanno un attacco alto-basso, senza dover rompere il muro e spostare gli attacchi, è possibile fare una piccola personalizzazione sullo scaldasalviette e adattarlo all'impianto esistente. Lì fai un prodotto su richiesta, su misura, cioè quindi quel prodotto che esce dalla linea di produzione è il prodotto che va messo in quel locale. Poi ci sono anche altri prodotti come il Pioli che abbiamo visto passare, che nasce dal punto di vista progettuale con la possibilità di personalizzare gli attacchi, nel senso che il collegamento all'impianto avviene tramite dei tubi flessibili, quindi è svincolato da degli obblighi, quindi può essere collegato a prescindere che i tubi che escono da parete siano da 5 cm piuttosto che da 50. Quindi questi aspetti qua partono anche dal progetto iniziale, quindi da una parte si riesce a risolvere con la personalizzazione, l'adattamento del prodotto alla richiesta specifica, da altre invece si creano proprio dei progetti che garantiscano questa possibilità. Beh, è molto importante quello che ha sottolineato e raccontato adesso Alberico, perché anche noi spesso ci troviamo insomma a dover spiegare cosa significa personalizzazione, no? Perché non è solo la scelta di un colore, di una appunto design, di una grafica se parliamo di carta da parati, ma proprio in sé ha anche il concetto di adattabilità ad un ambiente, se pensiamo a tutto il mondo della ristrutturazione, soprattutto speriamo anche adesso al grande lavoro che speriamo insomma arrivi e che si possa affrontare attraverso appunto questa politica di bonus, direi che più il prodotto è adattabile all'architettura o alle esigenze anche tecniche della stanza, più si possa proprio esaurire il concetto di personalizzazione e adattabilità. Questo vale per esempio se pensiamo appunto alla produzione di Idea Group e alla divisione dedicata al box doccia, vale proprio per i vetri, vale per le chiusure, chiamiamole così. Noi siamo abituati a parlare di box doccia, in realtà oggi sarebbe meglio parlare proprio di chiusure doccia, quindi di pareti che a seconda della struttura della stanza, delle misure e anche oppure dell'idea progettuale che si vuole applicare per la stanza da bagno, devono poter essere proprio anche in questo caso, come diceva Alberico, studiate al centimetro, forse in alcuni casi al millimetro se parliamo proprio di scorrevoli. Anche voi immagino quindi, Massimo, siete molto impegnati su questo tema. Sì, assolutamente. Vorrei sottolineare una cosa ulteriore in quello che diceva prima Alberico. Le nostre aziende devono avere in prima battuta, di primo acchito, un controllo produttivo da industrie. E quindi io mi calo un po' nel nostro processo produttivo. Noi dobbiamo essere
è avere una qualità e un prodotto standardizzato nella qualità, ma offrire al mercato, al progettista, al consumatore finale, quella flessibilità di cui parlava prima Nicola Bottegalla, cioè avere un misto tra un prodotto che sia industrializzato, ma che si possa spingere, dopo magari vedremo anche qualche immagine, a una personalizzazione millimetrica. Per quale motivo? Perché sia il mobile che la parete doccia, oppure queste pareti di divisione per gli ambienti, debbano essere proprio funzionali, come vediamo qui nelle foto. Questa è una nostra collezione che si chiama Project, e è stata utilizzata dal progettista sia come divisione dell'antibagno, ok? Qui chiaramente abbiamo fatto questo progetto in questo bed and breakfast, ma questo potrebbe essere il nostro quotidiano da un certo punto di vista, dove il mobile viene diciamo miscelato anche con le stesse pareti, con in questi sottotetti, ma chiaramente questa è una collezione che noi abbiamo chiamato e chiamiamo Project, dove al millimetro chiaramente andiamo a seguire quella che è la matita del progettista. Quindi sempre di più per noi è un obbligo coprire tutte quelle che sono le necessità estetiche e tecniche dei disegnatori di ambienti per case, per hotel, e anche nel nostro caso abbiamo una divisione contract dove andiamo proprio a disegnare nuove collezioni in relazione a quelle che sono le richieste del progettista. Ecco, in questa foto qui voglio solo ricordare anche che i piatti doccia e tutto quello che va intorno all'ambiente bagno può essere personalizzato proprio su Dima. Cioè, come vedete, questo piatto doccia in Korean è stato tagliato e sagomato per questo angolo di questa spa, cioè proprio al millimetro. Ecco, questa è un po' la nostra essenza, la forza del Made in Italy, che, attenzione, non è solo fare falegnameria o fare carpenteria con il pezzo singolo, ma è avere un processo industrializzato dove io posso andare ad esportare il nostro prodotto, come accade in tutto il mondo, ma anche su pezzi così artigianali. Ok, quindi è un po', sembra quasi un ossimoro, no? Tra il mettere insieme un prodotto fortemente artigianale a un prodotto con un'etica industriale, perché chiaramente le aziende che sono qui presenti, mi permetto anche di parlare anche delle altre aziende, sono aziende di prim'ordine nel mercato mondiale che fanno anche della personalizzazione un punto di forza del Made in Italy. Massimo, questo vale, immagino, un po' per tutte le divisioni che fanno parte del gruppo, perché ricordiamo che l'Idea Group, certo, ha in pancia, diciamo, ben quattro marchi, no? È il nostro... Acqua e Idea, appunto, quindi attraversa diverse categorie merceologiche. Assolutamente sì, Cristina, è nel nostro DNA. Noi chiaramente partiamo con i nostri prodotti con la stessa filosofia, cioè io devo permettermi di poter seguire quella che è la matita del progettista, cioè, e lo posso fare in tutte e tre le aziende che producono mobili da bagno, e chiaramente le producono su livelli estetici, su canoni estetici diversi, quindi ecco perché le tre aziende, partendo da un prodotto premium price dove c'è un valore un pochino più profondo nei materiali e nelle scelte anche delle soluzioni, per andare poi a creare dei veri e propri abbinamenti. Faccio un esempio: in questo angolo qui abbiamo abbinato ad esempio la finitura in titanio, che potrebbe essere una finitura della rubinetteria di Cristina in titanio o di un termoarredo di Anthrax, abbinata al lavabo in Korean o ai vani a giorno dei nostri mobili o a tutte le profilature dei box doccia. Come vedete, qui abbiamo giocato un po' anche con questi abbinamenti. Perché? Perché alla fine, prima si parlava di moda,
Noi, il nostro, noi stiamo sempre attenti a cosa succede nel mercato, perché se London Art inizia a portare fuori delle colorazioni, perché non andarci vicino con i mobili per creare delle partnership o per creare degli abbinamenti? Stessa cosa vale per i materiali utilizzati nelle rubinetterie o nel termoarredo. Anche in questo caso qui, come vedete, abbiamo messo nella collezione Cubic, che è un nostro cavallo di battaglia, un prodotto nuovo, un materiale nuovo, che è il vetro. In questo caso qui è stato fatto un vetro ocidato, che lo porto anche nel box doccia. Quindi, se voglio creare una sorta di esclusività all'interno del box doccia, posso utilizzare queste finiture che si vanno a miscelare con il resto, con il resto del mobile o degli articoli che vado a scegliere, perché poi chiaramente la tipologia di piano fa parte anche questa di una delle varianti che posso andare a cambiare per andare a creare questo, diciamo, questo connubio di materiale, di finiture tra di loro. Quindi, ecco, un po' l'obiettivo appunto è quello di spingerci sempre di più nella ricerca della contaminazione dei materiali tra di loro, tra le varie categorie merceologiche, andando a personalizzare il prodotto e spingersi quasi in una sorta di, come dire, di mantra nel personalizzare il prodotto. Benissimo, benissimo, grazie Massimo, grazie. Ecco, abbiamo finora parlato di benessere in senso molto ampio, no? Quindi legato all'ambiente bagno, alla distribuzione degli spazi, alla scelta dei materiali. Venendo a quello che può essere, insomma, invece concepito come il benessere proprio più legato alle funzioni della stanza da bagno, quindi alla cura del sé, ecco, proprio per chiudere poi, visto che ho guardato anche l'ora, ci stiamo avvicinando un po' alla fine di questo incontro, ecco, anche in quel senso, anzi soprattutto in quel senso, la ricerca e lo sviluppo delle aziende ha fatto davvero passi da giganti. Pensiamo sempre, visto che stiamo parlando di area doccia, a tutta la ricerca che si è sviluppata intorno al getto dell'acqua, quindi al soffione, o comunque all'interno dell'area doccia, alle docce multifunzionali che possono, oltre ad offrire acqua, offrire anche dei sistemi di cromoterapia, quindi di sistemi, insomma, multisensoriali. E Cristina ha fatto un bel percorso anche in questa direzione, no? Io mi ricordo il Dynamo Shower, che qualche anno fa abbiamo messo in copertina, che è quella bella cupola che tutto sembra tranne che erogare acqua, invece poi sorprende perché c'è acqua, luce e colore. E siamo arrivati al termo up, quindi si parla invece proprio di benessere legato al calore. Certo, prima si è parlato molto anche di spa, l'ambiente spa, che c'è una tendenza a portarlo all'interno della casa privata. Sicuramente uno va alla spa per rilassarsi, quindi abbiamo la necessità di dare questo tipo di soddisfazione al privato che vuole andare a casa sua dopo una giornata stressante e rilassarsi. Quindi abbiamo voluto, attraverso questo progetto con Dynamo, con l'abbinamento ThermoUp, dare quella che è una proposta, Cristina, di una soluzione doccia che lega questo soffione, attenzione, autoalimentato attraverso l'utilizzo di questa Dynamo attivata dal passaggio dell'acqua, che permette quindi quello che è il tradizionale getto dell'acqua di una doccia con l'aggiunta di 7 luci LED autoalimentate. Quindi anche questo va nel discorso del consumo sì dell'acqua, ma anche del consumo dell'energia elettrica. In più, attraverso il progetto, come dicevo prima, di una proposta Cristina Doccia, abbiamo presentato da poco il ThermoUp, che è una soluzione termostatica, che quindi permette di settare la temperatura desiderata all'utente, ma anche di gestirsi al meglio quelle che sono le portate del soffione, piuttosto che di una doccetta, piuttosto che, come dicevo prima, in un ambiente piccolo spa, di quelle che possono essere anche le emissioni per un piccolo massaggio. Attraverso questo prodotto, quindi, l'utente finale gioca un attimo nell'ambiente doccia su quelle che possono essere, al di là della temperatura, proprio le portate di questi due, piuttosto che tre getti. Stiamo pensando in questo modo di dare una soluzione completa nell'ottica di portare comfort all'interno del bagno.
Prima giustamente Massimo, piuttosto che Alberto Apostoli, piuttosto che Nicola, parlavano di la volontà di customizzare, di dare il massimo della soddisfazione all'utente finale. Ecco, attraverso questo noi nell'ambito della rubinetteria pensiamo di iniziare a dare questo tipo di soddisfazione al privato. Grazie Daniele. Ecco, usciamo dalla doccia, il primo desiderio è quello di avere una spugna, un accappatoio caldo, comunque un ambiente caldo che ci accolga e ci aiuti a, diciamo, a compiere ancora meglio l'esperienza, no, di benessere all'interno della doccia. Ecco, e questo è il compito dei prodotti che offre Antrax. Sicuramente se bisogna parlare di benessere in un bagno non si può tralasciare il concetto di temperatura e sicuramente non si può tralasciare l'aspetto di benessere che una persona ha nel momento in cui esce dalla doccia o dalla vasca e si asciuga con un panno asciutto e caldo, un accappatoio asciutto caldo e avvolgente. È chiaro che in questo contesto Antrax può dire di avere messo un tassello importante nel corso dell'evoluzione del bagno degli ultimi 20 anni, perché se pensiamo a 20 anni fa questa funzione era relegata al pure semplice scaldasalviette, che è già stato un salto epocale rispetto al classico radiatore, che Antrax invece ha saputo poi nel tempo a reinterpretare con degli oggetti come quelli che vediamo, dove sono state aggiunte delle funzioni in più, che principalmente sono quelle di fare un sistema di stoccaggio come nel caso del teso o anche nel caso del flaps che vediamo in questo momento, o di porta accappatoio o raccoglie accappatoio. Quindi l'introduzione di nuove funzioni nel corso degli anni è stato uno degli elementi che ha garantito la trasformazione e la mutazione degli oggetti come i radiatori, fino ad arrivare all'ultimo oggetto che stiamo vedendo adesso, che è il modello Biobu disegnato da Mark Sadler, dove in sostanza la funzione di radiatore è data da questa ala che si gira, si chiama Biobu, che significa paravento in giapponese, che sostanzialmente cela un gancio che serve da porta salviette o da porta accappatoio, che funge proprio da elemento di aggancio, e il radiatore sostanzialmente ruotando lo nasconde, quindi va a celare quello che spesso diventa un elemento antiestetico. Alle volte ci troviamo dei bei radiatori dove in realtà quando vengono utilizzati uno ci mette l'accappatoio sopra e si nasconde la bellezza del radiatore. Questo è stato un aspetto che in questo modo qua ha risolto totalmente, quindi mantiene la pulizia del bagno e tutta quella che è la parte funzionale rimane nella parte posteriore. Interessante. Stavo riflettendo sul fatto che dall'inizio di questo incontro abbiamo fatto spesso citazioni di firme di design, quindi questo, diciamo, ci porta a dire, come avevamo anche già accennato all'inizio, che anche nel mondo dell'arredo bagno, quindi della progettazione della stanza da bagno, il design negli ultimi anni ha assunto un ruolo importantissimo. Quindi spesso proprio si cerca anche la firma sia come garanzia di qualità, di stile, spesso la firma è anche un buon modo per comunicare, un utile modo per un'azienda anche per comunicare la propria ricerca e per decidere di fare anche tendenza, no? Quindi di intraprendere la strada appunto della ricerca nell'ambito stilistico. E tutti gli ospiti di oggi, insomma, hanno avuto a che fare con esperienze di collaborazione con importanti firme. E mi rivolgo adesso a Nicola, visto che prima il calo di corrente ci ha un po' interrotto nella nostra chiacchierata. E mi ricordo, ci siamo interrotti su una parola a cui io tengo molto, che è proprio quella dell'evocare, l'evocazione. Ecco, sì. Come avviene la ricerca con i vostri, con le collaborazioni, con le firme con cui decidete di collaborare? Quindi che tipo di ispirazione oppure ecco, di evocazione andate, ricercate attraverso queste collaborazioni? Dunque, allora, prima di tutto, allora, io faccio una ricerca
nei designer se hanno qualcosa già nel suo background che hanno fatto, qualcosa che può richiamare per lavorare con noi. Io chiaramente non vado a chiedere a un designer che fa cose pulite qualcosa di decorativo per l'interno. Perciò io prima cosa faccio una ricerca. Chi potrebbe darmi una mano e già riesce a fare qualcosa e poi studiamo assieme su cosa hanno voglia di fare, sul cammino che sui vari progetti e poi gli lascio mano libera di realizzarli, insomma. Ecco, è un po' così questa cosa. E quanto conta la firma per la tipologia di prodotto che vi appartiene, appunto, la carta da parati? Non conta tantissimo sul nostro mondo, non conta molto. Alcuni casi di alcuni designer c'è il nome e hanno azzeccato anche il prodotto. E in altri casi, sì, bel nome, ma non hanno fatto poi al momento di venderli, non sono stati usati tanto. Quindi conta non faccio... il prodotto. Sì, conta molto il prodotto, conta molto il prodotto, sì, sì. Conta molto il prodotto, va a nomi, insomma, non siamo qua a fare i nomi di chi ha fatto di più, chi ha fatto meno, insomma, è questo. Però conta fino a un certo punto il nome, attenzione. Non, molte volte c'è di ragazzi giovani che fanno delle cose molto più interessanti, più accattivanti, più che hanno un riscontro nelle vendite, perché come tutti gli imprenditori si sa bene, sì, bello investire nel designer famoso, sì, lo pago tanto, però poi c'è il fatturato che comanda e penso che vedano, c'è il sorriso. Poi io come imprenditore io devo la regola è il fatturato, cioè i numeri. Non fare solo poesia si fa poca strada. Però diciamo che uno dei vostri ruoli, direi, delle vostre missioni è anche quello proprio di talent scout. Quindi sì, io lo faccio far emergere, no? Dei talenti. Io ho delle belle soddisfazioni con dei ragazzi giovani che fanno delle cose belle. Poi il prodotto nostro è un prodotto che va vicino alla moda, perché noi siamo con le collezioni e va vicino alla moda, perciò io trovo che molte volte il designer più bravo ha avuto anche delle esperienze nel mondo della moda. Io ho un ragazzo che ha lavorato tanti anni sul mondo dell'abbigliamento, che lavora ancora e che ogni anno quando mi disegna le 6 o 7 o 10 carte, e poi alla fine io con lui ho sempre delle soddisfazioni di fatturato, perché io guardo quelle, cioè alla fine. Dopo accade che sul giornale, sulla rivista, fanno il redazionale con il nome grosso, con il nome che ha un certo nome. Poi, se io vado a vedere nel fatturato, io ho delle soddisfazioni con dei ragazzi giovani. Questa è una domanda che interessa anche al nostro pubblico, perché qualcuno chiede, quindi entriamo un po' nell'area... Non so, scusa se ti interrompo. Dopo sì. Io non so se questa cosa, queste sensazioni che io vedo nella mia azienda sono riportate anche in altro tipo di aziende. Ed è quello però, che sta chiedendo proprio un nostro, diciamo, spettatore. Infatti chiede quanto questo conti anche per Antrax, per Cristina e per Idea. A questo punto approfitterei della domanda per dare la parola anche, magari iniziamo da Alberico.
lavoriamo tanto con firme importanti quanto con firme meno importanti. Sicuramente quello che conta è il progetto che sta alla base, ma se il progetto poi è firmato, sicuramente diventa una leva importante dal punto di vista commerciale, sia nell'ambito della comunicazione che nell'ambito della commercializzazione della vendita. Devo dire che però nel momento in cui lavori con studi importanti, alle volte è difficile fare un brutto progetto, ecco. È molto più complesso invece riuscire a trovare il giovane che da subito ti possa dare un progetto interessante. Capita, quando succede hai anche delle ottime soddisfazioni, però non si può riassumere la cosa in meglio il progettista importante piuttosto quello che è importante. È una cosa che va guardata nella sua complessità. La bilancia è sicuramente tra l'esperienza, la creatività, ci sono tanti valori che determinano la bontà di un progetto, no? Quindi sicuramente vanno tenuti tutti in considerazione, importante considerazione. Il prodotto giusto con la firma giusta sarebbe l'ideale. Sicuramente il nome di un progettista o di un designer di alto livello è un bellissimo biglietto da visita. Ovvio che poi, come diceva prima Nicola, ci dobbiamo sempre confrontare con quelli che sono i fatturati, quindi è indiscusso che l'abbinamento designer-prodotto ti aiuta parecchio, ma molte volte non è detto che designer giovani, poco conosciuti, riescano a darti quell'idea giovane, fresca, che sia più contemporanea, più proiettata al futuro rispetto a, magari a firme più blasonate. Sì, volevo interrompere. Aspetta, scusami Nicola, finiamo le risposte di tutti, anche perché molto dipende anche dalla tipologia del prodotto, no? Quindi Massimo, tu cosa ci dici? Sono d'accordo. Mi è capitato spesso di fare una domanda dell'Archistar in relazione a come mai quando si parla di sistemi modulari per i mobili facciano un po' fatica a mettere la propria firma. E sta lì un po' la complessità, no? Cioè, nelle collezioni modulari dei mobili, diciamo che gli architetti o designer un po', non dico che si defilino, però il loro ruolo è un pochino più complesso. Allora, a me piace sempre ricordare questa cosa. Idea Group, ad esempio, ha una director interno che è comunque un designer, ha fatto la scuola con Michetto e con altre figure di primo ordine, Riccardo Gava, che lavora per noi tecnicamente, solo per noi. Riccardo è colui che taglia l'abito, ok, e sceglie il materiale, il cotone giusto per fare la camicia e la giacca che va in questo momento storico. Questa sinergia funziona molto bene, nonostante che non sia, tra virgolette, quell'architetto, quel designer di cui si parlava Nicola, quell'archistar che chiaramente è. Non lo so se forse per noi, per la nostra tipologia di prodotto, che ha meno la funzione di oggetto bloccato magari rispetto alla rubinetteria piuttosto che al termoarredo, piuttosto che altri oggetti tipo le poltrone, le sedie o via di seguito, magari per la stanza da bagno, per il mobile da bagno, scusate, o per il box doccia, forse conta di più la scelta del materiale giusto, innovativo, tagliato su misura per questo momento storico qui particolare. Ecco, credo che un po' questo sia il nostro punto di vista, insomma, ma chiaramente legato principalmente alla tipologia del nostro prodotto. Sono d'accordo. Allora, arriverai un po' alle conclusioni di questo incontro, perché poi gli argomenti sarebbero per fortuna tanti e abbiamo esaurito il nostro tempo. Torniamo quindi a quello che è il tema di questo incontro. E quindi Alberto, quindi progettista, architetto, abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di prodotti, quindi di esperienza legato a questo mix che è appunto la progettazione di uno spazio e l'arredo, quindi con degli oggetti. Quindi cosa pensi che succederà? Quale potrebbe essere da domani un po' la prossima evoluzione della stanza da bagno, quindi anche in base a quello che ci hanno raccontato le aziende, quindi che
avrebbero voluto presentare al Salone e che comunque vedremo in un altro modo, ma che rappresentano delle importanti novità per il 2020. Certo, beh, allora, innanzitutto diciamo che se voi fate già il riassunto di oggi, capiamo come le aziende in generale abbiano ormai dei cataloghi talmente estesi, talmente complessi e con delle variabili di finitura, di soluzioni, eccetera, molto molto ampi, per cui nell'ambito della progettazione degli spazi reali questo sicuramente complica, è un grande vantaggio, ma è anche una grande responsabilità. In ogni caso la tendenza è quella di creare dei prodotti, anche se avete visto le immagini che sono passate oggi, tutte le aziende tentano di emancipare il bagno dal suo luogo fisico e portarlo ad integrazione completa del resto della casa. Questo in ambito residenziale, che anche in questo caso è un retaggio del mondo dell'hospitality e della spa. Quindi torniamo al solito concetto di prima: se la spa o l'hotel in generale è la Formula 1, è l'haute couture nel settore della moda, il prêt-à-porter o la macchina di serie, quindi in parallelo segue quello che fanno gli altri. Per cui l'evoluzione del mondo del bagno è sempre più l'integrazione con il resto della casa. Qui nasce un tema diverso che porta delle conseguenze diverse. Si parlava di cersaie. Forse il cersaie per il mondo del bagno ha fatto la sua epoca? È giusto introdurlo maggiormente nel salone? È giusto rivedere la logica delle showroom legate al mondo bagno e portarle più all'integrazione col mondo della casa? Questi sono temi importanti. In ogni caso abbiamo visto oggi come la quantità di variabili, la quantità di soluzioni, di dimensioni, di prodotti, eccetera, riporta il bagno ad una dimensione più integrata rispetto a quanto era prima. Per cui l'emancipazione del bagno dalla propria stanza, dal proprio luogo chiuso, è un processo in atto. E il bagno avrà quindi tutta una serie di conseguenze sia a livello di prodotto, sia a livello di percezione di prodotto, sia a livello di integrazione di prodotto e anche del modo in cui verrà proposto, venduto, comunicato. Certo. Per cui diciamo che il sottomondo del bagno si sta stemperando all'interno di altri mondi e questo è un grande vantaggio, complica ulteriormente il gioco, nel senso che la progettazione diventa ancora più complessa, però direi che la direzione è assolutamente questa. Sono d'accordo e aggiungo anche un po' per il ruolo che oggi rappresento, deve cambiare proprio anche il modo di comunicare, no? Sicuramente. Ci sono dei valori che oggi assumono proprio un'estensione al di là delle mura, della porta, che ormai insomma abbiamo spesso detto non è più chiusa, sigillata, blindata, ma spesso la si tiene aperta, il bagno è una stanza bella da far vedere, dove accogliere gli ospiti. Ecco, quindi deve proprio cambiare a tutti i livelli della filiera anche il modo di raccontarlo e quindi di venderlo. Io penso che il tempo a nostra disposizione sia terminato. Vorrei sapere da te, Alberto, se possiamo salutare, se hai ancora qualcosa da aggiungere, se no diamo appuntamento all'ultimo degli incontri che si terrà la settimana. Sì, no, io direi che insomma abbiamo aperto qualche tema importante e ovviamente molto ci sarebbe ancora da dire, ma ripeto, il settore è un settore in divenire, quindi non è statico, è assolutamente in evoluzione. Le aziende aiuteranno, i progettisti aiuteranno, sarà un lavoro grande, anche grande lavoro sulla comunicazione. Proprio l'entropia del settore bagno è in atto, quindi si sta dissolvendo nel grande comparto del lifestyle e quindi esce da un settore specifico. Bene, bene. Potremmo pensare di ritrovarci tra qualche mese per continuare a... Insomma, i discorsi che oggi purtroppo dobbiamo interrompere. Vi ricordo che l'ultimo appuntamento in calendario per questa prima fase, insomma, del progetto Wellbeing Revolution si terrà la prossima settimana, quindi giovedì 2 luglio, e
si tornerà sul tema della cucina. Quindi io do a tutti i nostri ascoltatori di oggi appuntamento per la prossima settimana. Ci sarò anch'io come uditrice, però questa volta, per cui continuate a seguire Wellbeing Revolution. Grazie a tutti.